Pescara Regina 0-2, praticamente nulla da segnalare nel primo tempo se non una doppia ammonizione arrivata, nel senso prima un giocatore poi un altro da parte dell'arbitro Maresca di Napoli, prima per De Sena poi per Maestro, era l'ottavo e il nono minuto, ma dalle parti di Fiorillo e del portiere della Regina neanche un pallone, ma con un chiaro predominio territoriale della Regina, anche con buone idee in campo, il Pescara invece si è ha semplicemente pensato a compattarsi all'interno della propria area di rigore, neanche una ripartenza. Secondo me l'emblema della partita è un tentativo di transizione di Fabio Maestro, che ha fatto 35-40 metri, palla al piede, sono rientrati prima i 5 difensori della Regina che non i compagni di Maestro a poterlo accompagnare. Secondo me quella è la fotografia della partita. Manda dopo mezz'ora a scaldare Seter il tecnico Breda e l'attaccante entra in campo ad inizio ripresa, ma sostanzialmente cambia poco o nulla. Breda poi si gioca anche le carte, la carta di Mirko Valdifiori, la carta di Machin, poi toccherà anche Busellato e a Masciangelo, ma la Regina indovina il cambio giusto, è quello di Denis, fa le prove dell'avvantaggio sul cross di Lachicevic, divorandosi clamorosamente un gol occhi negli occhi con Fiorillo, azione fotocopia qualche minuto più tardi, questa volta il piatto destro di Denis trova la porta e qualche minuto più tardi, su una palla vacante in area di rigore, arriva il raddoppio di Montalto, a lungo inseguito dal Pescara in sede di mercato, e nel finale Gut in scivolata ha evitato anche il gol del 3-0, Pescara che non ha praticamente mai tirato in porta allo Stadio Adriatico. Pescara Regina 0-2.